Nel momento in cui è stata presentata la proposta da parte dell'ufficio competente, così per come è stata redatta, la si è in un certo senso scissa appunto in due momenti, nel senso approvazione dell'atto costitutivo dello statuto, successiva sottoscrizione nel momento in cui vi fosse l'effettivo impegno di spesa, non essendo dotato l'ente ancora del bilancio di previsione 2012. Infatti nella proposta è stato scritto di autorizzare il legale rappresentante dell'ente previa adozione di apposito atto di impegno di spesa da parte del dirigente competente, subordinatamente all'approvazione del bilancio di previsione 2012, di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali, dandogli poi mandato di apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale, per cui la successiva stipula dell'atto costitutivo e della sottoscrizione delle quote sociali avverrà solo nel momento in cui vi è questa approvazione del bilancio. E quindi in un certo senso si è inteso che l'impegno sorgesse nel momento, diciamo, successivo, che non è quello di questa approvazione dello statuto o altro. Cioè, non toglie però che se qualora il Consiglio Comunale ritenesse di non doverlo approvare, verrà il commissario ad acta, magari deciderà lui dove prendere, se prendere queste somme o altro. Effettivamente, dico, l'impegno è stato in un certo senso considerato come se fosse posticipato, per cui appunto approvazione di atto costitutivo e statuto, fermo restando che in un certo senso la pratica si bloccherà nel momento in cui in un certo senso il sindaco sia chiamato ad andare dal notaio a sottoscrivere e non c'è l'impegno. Questo è stato, l'ho detto anche chiaro al telefono, al commissario, è solo per adempiere, diciamo, in un certo senso appunto alla tra virgolette diffida del commissario. Io personalmente per telefono ho parlato con un... Dico personalmente, ho parlato telefonicamente con un funzionario dell'assessorato al quale naturalmente ho manifestato le mie difficoltà, ecco, e in ogni caso appunto la procedura eventualmente si blocca, nel senso appunto è logico che il sindaco per sua responsabilità personale, io glielo ho consigliato pure, non andrà assolutamente a sottoscrivere il livello delle quote nel momento in cui, fermo restando che quelle quote sono queste perché sono da calcoli che ha fatto l'ufficio dell'81-80 ammontanti a 7.771, ecco. Dico, per la regolarità, in ogni caso, se dovesse venire il commissario, deciderà il commissario se prelevare direttamente da un bilancio di 12esimi, che non penso nemmeno che ce le abbia, oppure se aspettare il bilancio del 2012.